Ciao ragazze, bentornate nel mio canale YouTube. Oggi vi do un piccolo consiglio. Allora, qui ho colorato alcune tilda per una futura cresima. E vedete, ne ho colorate parecchie. Ok, non ve le mostro tutte, poi le vediamo con calma. Vediamo ad esempio questa, che è la Angel Tilda. Quando noi andiamo a timbrare, prima di colorare, può essere che gli occhi, piuttosto che alcuni particolari del timbro, non vengano perfettamente. Il mio consiglio è di utilizzare il Copic Multilaner. Io utilizzo lo 0,05, vediamo se mette a fuoco. Op. Ok, 0,05 Multilaner della Copic. E con questo io ripasso sopra gli occhi. Ok, e voglio già farvi vedere la differenza. Quindi ho ripassato quest'occhio. Op. E questo no. Ripassiamo anche sull'altro. Prendo la Jelly Roll Med, diciamo che è la media di Sakura, io utilizzo questa, e con questa andiamo a fare negli occhi dei puntini oppure dei cuoricini, quello che preferiamo. Questa, come dico spesso ai miei corsi, è una Biro Gel e non deve scrivere come si scrive con una normale penna, ma il gel scende, quindi io solitamente la provo sul dito. Vedete che scende, il mio dito si inquadra bene, e vado a fare i due cuoricini. E poi faccio tre puntini nelle guance. Mi sembra che questi piccoli accorgimenti diano un po' di carattere alla mia tilda. Vedete? Passiamo un'altra. Ad esempio questa. Quest'altra timbrata, quando ho effettuato la timbrata qui ai capelli, non mi è venuta perfettamente. E anche manca un pochino alla mano, vedete, sia di qui che di qui. Una volta colorata, sempre con la Biro Multiliner, vado a ripassare leggermente, ripasso sopra gli occhi. E faccio il passaggio con la Biro Gel Bianca. Eccola che l'ha messa a fuoco. E adesso vado a fare la parte che mi mancava dei capelli. Ricordatevi che la Tilda non soffre di mal di testa, quindi può tranquillamente girare a testa in giù. Passiamo un'altra, anche in questo caso mette a fuoco benissimo, vedete? Se metto la mano non si vede più. Oop, vedete? La timbrata non è perfettissima dove ci sono gli occhi.
Quindi noi ripetiamo la stessa operazione per tutte. Sopra gli occhi messiamo col nero. Non so se vedete già la differenza. Poi e con la Biro Gel in questo caso gli faccio le zampette. Ricordatevi che il gel deve scendere, quindi dovete ogni tanto pulire la punta sul dito e appoggiando la sfera della Biro il gel scende. Non premete troppo forte, altrimenti non vi scende. E i soliti tre puntini alle guance. Vediamo questa. Sempre stessa cosa. Qui avevo già passato con la Biro nera. Facciamo un ripassino lo stesso. Ok, spero che questo consiglio vi possa essere utile e vi aspetto presto per una prossima puntata. Ciao ragazze!